Ora la parola a Fra, al Vescovo Giovanni. Thank you very much to our Prefect, and now... Vescovo di Altamura di Gravina e Acquaviva delle Fonti, quindi Puglia, lui è segretario della Commissione Episcopale per i Problemi Sociali e del Lavoro, la Giustizia e la Pace e Presidente del Consiglio nazionale dell'Associazione Pascristi ed è delegato anche della Commissione Regionale per la Famiglia. E la, per la pastorale giovanile si è sempre espresso in prima persona sull'accoglienza dei migranti, organizzando manifestazioni in loro favore, istituendo centri di accoglienza. Ha commentato la decisione di chiudere i porti italiani alla nave Aquarius con a bordo più di 200 migranti, definendola violenta e disumana. Ha poi aggiunto che in questa vicenda si può notare non solo la sconfitta della politica, ma anche la sconfitta dell'umanità. Ecco a lui la parola. Carissime amiche, carissimi amici, vi rinnovo il mio saluto molto cordiale, molto affettuoso, di una buona serata, nel senso non di un augurio formale, convenzionale, ma siamo qui per vivere una buona serata nel confronto, nella discussione, nella difficile oggi analisi di quello che sta accadendo intorno a noi, nel nostro territorio, in questo nostro paese, come in Europa e nel mondo. Il primo grazie che rivolgo è a te, carissimo Don Pierluigi. Per avermi invitato a questo convegno, il ventiseiesimo leggo dalla locandina che questo centro di accoglienza e di promozione umana, Ernesto Balducci, permettetemi di dirvi che Ernesto Balducci, così come questi sacerdoti, in un certo momento della Chiesa italiana, hanno costituito anche per me, allora, Seminarista te di teologia negli anni 68-72, quando poi sono stato ordinato prete, dei punti di riferimento. E quindi nei seminari laddove gli scritti di questi sacerdoti mi riferisco ad Ernesto Balducci, mi riferisco a Don Milani, mi riferisco a Don Mazzolari e così via. Non erano proprio molto diffusi, né eravamo incoraggiati a conoscerli. Questo perché anche la Chiesa fa fatica a volte a, ad avere l'audacia di quella rivoluzione, tra virgolette, o se vuole trasformazione della mente, del cuore, che il Vangelo esige. Non si può restare. Eh, tali e quali, bisogna cambiare, bisogna trasformarsi, bisogna convertirsi. E quindi mh, è bello anche venire questa sera in questo centro e ricordare questa straordinaria figura di, 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 di religioso, di studioso, di teologo, di profeta, che promuove appunto questo centro in questi giorni su un tema di drammatica e tragica attualità. Giustizia, pace e ambiente con i migranti alla luce dell'insegnamento parole e gesti che Papa Francesco... Sì, tanto alle parole, come va a conoscerlo, alle parole fanno sempre... Eh, sem e sembare sem anche. Così ringrazio ovviamente i collaboratori di Don Pierluigi, che sta preparando che eh, io avrei ascoltato anche volentieri. Domani e dopodomani purtroppo bisogna tornare nella diocesi perché, come diceva giustamente il prefetto, noi siamo dei pastori e l'essere troppo lontani dalle diocesi a volte eh, ci si fa sentire un po' qualche senso di colpa per cui bisogna tornare a, 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 diciamo, al pascolo di ogni giorno. Come anche il redattore appunto, che avrei ascoltato volentieri, e poi grazie davvero anche a tutti voi così. Numerosi, ecco, mettete quasi un po' paura, emozione a chi deve parlare, no? Ve lo dico con molta serenità e semplicità: è verità. Io sono qui appunto a rappresentare questa sera anche il movimento Pax Christi Italia, di cui mi onoro di essere presidente nazionale, e a portare questa mia riflessione su questa chiesa in uscita verso. Quell'ospedale da campo rappresentato davvero in modo tragico da tutti questi nostri fratelli e sorelle che una certa informazione mediatica, io non ho peli sulla lingua, per me è soltanto disinformazione, si ostina a chiamare migranti e profughi. E anche li hanno anche classificati, ogni giorno ne esce una di classificazione. I clandestini, gli economici, e chi più ne ha più ne mette o ne metta, sempre a giustificare appunto la loro per noi indesiderata presenza. ecco Nuovi invasori, così pensati a volte, in cerca di avventure abbiamo sentito anche delle frasi di poco scandalose su crociere su gente che stava molto bene che ballava sulle navi insomma, vabbè, sapete bene, sappiamo bene ecco perché parlavo di disinformazione mai che li si senta chiamare da questa ondata mediatica, queste bocche di fuoco mediatiche mai che li si senta chiamare questi profughi e migranti, salvo quando c'è qualche naufragio, allora si dice che c'erano dieci donne o dieci bambini, perché al di là di questi momenti tragici, mai che li si sente chiamare persone, donne, uomini, giovani, bambini, men che meno sorelle o fratelli, che non è un discorso ecclesiale, mi pare è un discorso antropologico. Mi pare un discorso essenzialmente umanitario. Poi alla luce dell'insegnamento di Papa Francesco verrà ancora più chiaro questo concetto no? di sorelle e fratelli. Mai che venga ricordato per questo fenomeno migratorio che accompagna, credo, parallelamente il cammino dell'umanità. Abbiamo a volte la memoria troppo corta. Che come ebbe a dire il cardinale Pellegrino a Torino, qualche anno fa, che la terra è di Dio. O comunque, anche se non dovesse esserci questo riferimento teologico, che comunque noi non ne siamo padroni. Mai che venga ricordato, appunto, da nessuna parte. E che i confini i confini sono linee tracciate per indicare popoli, culture, tradizioni, religioni, non muri e reticolati. Il titolo del convegno, a mio parere, mi complimento, è molto significativo. Giustizia, pace, ambiente con i migranti. È una provocazione, se vogliamo, una sfida che dobbiamo raccogliere i migranti per parlare oggi di giustizia, di pace, di ambiente. Perché come è stato significativo, il mio parere, perché come è scritto poi in un recente comunicato di Pascristi sulla vicenda della nave di Ciotti, beh, chi semina ingiustizia? Chi semina guerra, chi semina devastazione dell'ambiente finisce per raccogliere migranti. È la storia di oggi? A me sembra che sia la storia di ieri e di oggi. E da sempre è così. Se vogliamo la storia relativa alle prese di posizione sull'argomento, ecco, entriamo nel. Diciamo, il tema di Papa Francesco, la storia comincia l'8 luglio con lui, Papa del 2013. Allora, che, come tutti ricordiamo, improvvisamente, senza nessun seguito e dicendo esplicitamente che non voleva parate di nessun genere, si reca a Lampedusa. Ricordate tutti, no? E di lì, nell'Omelia, esordisce innanzitutto citando il titolo di un giornale che aveva cominciato l'articolo sui migranti naufragati, morti in mare, immigrati morti in mare, da quelle barche che invece di essere una via di speranza sono state una via di morte cita questo titolo papa francesco nell'omenia e poi dopo aver rivolto un pensiero affettuoso ai cari immigrati musulmani che stanno oggi 8 luglio 2013 alla sera iniziando il digiuno di ramadan con l'augurio di abbondanti frutti spirituali la chiesa vi avvicina nella ricerca di una vita più dignitosa per voi e le vostre famiglie. E poi nell'omeria pone tre domande. La prima. La prima domanda è quella che Dio rivolge all'uomo al principio, no? dopo il peccato. Dove sei Adamo? La seconda domanda, dov'è tuo fratello a Caino? Dov'è tuo fratello? La voce del suo sangue grida fino a me, dice Dio. Questa non è una domanda rivolta ad altri, è una domanda rivolta a me, a te, a ciascuno di noi. Dov'è Adamo, dove sei? Ti sei disperso, ti sei smarrito, dov'è questa tua identità di creatura umana? Quest'Adam, che nel linguaggio biblico non è tanto è non solo una persona individuale, ma è un concetto collettivo, Adam è l'umanità, non è Adam. Adamo diventerà successivamente una persona individuale, ma Adam è l'umanità dove sei? Adam, dove sei? Umanità, dove stai? Quale spessore di, di, di compassione hai nel tuo cuore, nella tua cultura? Dov'è tuo fratello, e aggiunge Papa Francesco: prima di arrivare qui, sono passati per le mani dei trafficanti, quelli che sfruttano la povertà degli altri. Queste persone per le quali la povertà degli altri è una fonte di guadagno quanto hanno sofferto e alcuni non sono riusciti ad arrivare. Io vorrei che ci ponessimo una domanda: Damo dove sei, Caino, dov'è tuo fratello? Terza domanda, chi di noi ha pianto per questo fatto e per fatti come questo? Le morti nel mare, tutti gli eventi drammatici. Chi di noi ha pianto? Chi ha pianto per la morte di questi nostri fratelli e sorelle? Chi ha pianto per queste persone che erano sulla barca? Per le giovani mamme che portavano i loro bambini? Per questi uomini che desideravano qualcosa per sostenere le proprie famiglie? Siamo una società che ha dimenticato l'esperienza del piangere. Del patire con la compassione, la globalizzazione dell'indifferenza ci ha tolto la capacità di piangere. Ecco perché nella vicenda dell'Aquarius: io mi sono espresso forse con parole forti, è violenza ed è disumano, è violento e disumano questo atteggiamento. Perché appunto se se qui non batte più niente, se non ci commuoviamo più, è davvero grave questa constatazione. Perché ne scambiavamo qualche parola anche col signor prefetto, prima, che ovviamente saluto anche per la sua presenza, la sua di rispetto e di deferenza, oltre che di testimonianza di una condivisione di fede. Questo, questi discorsi non, non eliminano la necessità di organizzare, la necessità lo dice anche Papa Francesco, lo ripete spesso. Il mio non è un, non è un, un ragionamento o un ragionare così superficiale: so che ci sono delle difficoltà, so che c'è bisogno di organizzazione, c'è bisogno, ma questo viene sempre dopo il primo gesto in cui tu sei capace di chiederti appunto dove, dove sei Adamo dove tuo fratello e se sei capace di piangere, di commuoverti rispetto a questo, o appunto al, al posto del cuore c'è soltanto una pietra, soltanto, al posto dello sguardo c'è soltanto l'indifferenza. Qualche mese dopo, il 24 novembre del 2013, viene pubblicata l'esortazione apostolica Evangeli Gaudium, qualche mese dopo, che al numero 210 dice, i migranti mi pongono una particolare sfida perché io sono pastore di una chiesa senza frontiere che si sente madre di tutti. Vi chiedo scusa, ma lo, lo devo ripetere, ma non perché non abbiate ascoltato, ma perché anche qui... È, è scandaloso che nella Chiesa italiana, è accaduto nelle nostre parrocchie, che i parroci che hanno, parlavano così col cuore hanno visto la gente alzarsi al sui fuori della Chiesa dicendo don Giovanni, don Gianluca, Gian questa è politica, non ha niente a che vedere col Vangelo. Ma come non ha niente a che vedere col Vangelo? Sono pastore di una Chiesa, lo deve dire ogni prete, ogni Vescovo, lo deve dire ogni cristiano che si prende cura di suo fratello. Sono pastore di una Chiesa senza frontiere, senza confini, che si sente madre di tutti. Ma i cristiani lo avevano capito duemila anni fa. Noi siamo cittadini di questo mondo e non abbiamo qui una città permanente, ne abbiamo una sola da transitare per passare un'altra città, quella che non c'ha mura, non c'ha sole, non c'ha luce, perché Dio è la porta, Dio è la luce, Dio è il sole che splende in quella città che verrà. Lo avevano capito i cristiani duemila anni fa. Noi invece sempre a costruire recinti, no? A costruire sacrestie, dove sentirci un po' al nostro comodo, vero? Ma no, perché la chiesa è senza frontiere. Madre di tutti. Perciò esorto i Paesi ad una generosa apertura. Esorto i Paesi ad una generosa apertura. Che invece di temere la distruzione dell'identità locale, sia capace di creare nuove sintesi culturali. Come sono belle le città, che superano la sfiducia malsana e integrano i differenti, e che fanno di tale integrazione un nuovo fattore di sviluppo. Come sono belle le città che anche nel loro disegno architettonico sono pieni di spazi che collegano, mettono in relazione, favoriscono il riconoscimento dell'altro. E non mancano esperienze coraggiose e audaci. Da noi, nella nostra Italia, come dappertutto, mi sembra che siamo qui in un luogo dove appunto è bello contemplare questa città. parole rimaste spesso inascoltate, purtroppo da coloro che non intendono aprire, non intendono accogliere, non intendono integrare e così si sta ingenerando o generando dentro questa opinione pubblica che come qualcuno ha scritto, l'opinione pubblica è il il peggior plotone di esecuzione che abbiamo un po' nelle, nelle valutazioni delle cose. Basta dire l'opinione pubblica. E chi è l'opinione pubblica? Boh. L'avete mai incontrato voi con un'opinione pubblica? Non ci ho mai parlato mai io con un'opinione pubblica. Però l'opinione pubblica è quella che è detta la legge. No? A monte di tutto questo, quella ingiustizia sociale che il Papa, nella Laudato Si, definisce «inequità planetaria». Leggeteli questi paragrafi, se potete. Il 4852 della Laudato Si. Inequità planetaria. Tanto l'esperienza comune della vita ordinaria, quanto la ricerca scientifica, dimostrano che gli effetti più gravi di tutte le aggressioni ambientali li subisce la gente più povera. Qui Papa Francesco cita un brevissimo brano di una lettera pastorale della Conferenza Episcopale Boliviana. Ovviamente, quando parliamo del Sud America, parliamo anche di conferenze episcopali e di preti, di laici e direi molto avanti un po' in queste tematiche. L'ambiente ormai irreparabilmente devastato, la deforestazione, il diffondersi delle monoculture, la cementificazione e così via, genera, scrive Papa Francesco, un tragico aumento dei migranti che fuggono la miseria aggravata dal degrado ambientale, i quali non sono riconosciuti come rifugiati nelle convenzioni internazionali e portano il peso della propria vita abbandonata senza alcuna tutela normativa. Purtroppo c'è una generale indifferenza di fronte a queste tragedie che accadono tutt'ora in diverse parti del mondo. Nel 1963 Papa Giovanni XXIII consegnava alla Chiesa, non solo, e a tutti gli uomini di buona volontà, con l'enciclica Pace Minterris, la visione di una umanità riconciliata e pacifica, di popoli uniti da una concordia e da un'attenzione particolare ai poveri. Erano trascorsi nel 1963 appena 18 anni dalla fine della tragica seconda guerra mondiale alla quale e alle altre guerre e conflitti dell'aumento dei profughi nel mondo. Quello nuovo, scrive Papa Francesco nel messaggio per la giornata mondiale della pace del 1 gennaio 2018, non ha finora registrato una vera svolta. I conflitti armati e le altre forme di violenza organizzata continuano a provocare spostamenti di popolazione all'interno dei confini naz conflitti nazionali e oltre. Chi semina guerra raccoglie questo. E dunque siamo oggi anche in un momento drammatico da questo punto di vista. Ci giungono notizie, si parlava prima dei, dei profughi dei Ruin, ma ieri mattina si parlava... Di Idlib in Siria 3 milioni di rifugiati, 3 milioni di rifugiati di cui un milione è costituito da bambini, e perché ci sono in mezzo a loro 60.000 probabilmente terroristi, come dicono in Siria, come dice la Russia, come dice la Turchia, eh, ieri hanno firmato pare un accordo. Perché per colpire 60.000 sicuramente ne colpiranno milioni di persone. Ieri pare che si siano fermati di fronte a questa previsione, a Idlib. Oggi, su una rivista internazionale, chiamata Internazionale, c'era una, una fotografia molto, davvero impressionante il ponte che collega il Venezuela con la Colombia, brulicante ma as, come sardine, i venezuelani che ten, tentavano di scappare in Colombia, data la situazione del Venezuela. E davvero è uno scenario catastrofico, uno scenario di fronte al quale appunto... Sono le tre domande no? di, di, di Papa Francesco che siamo chiamati a fare nostre, a rispondere. Questa purtroppo è la guerra, è ciò che provoca la guerra. Quindi l'inequità planetaria, l'ingiustizia, la, la devastazione dell'ambiente, la guerra. E noi dobbiamo essere donne e uomini che in ogni caso sanno vedere, nelle trame oscure, diciamo, di questi fenomeni, gli orizzonti luminosi della giustizia, della pace, dell'ambiente, con i migranti, con questi compagni di viaggio, oggi, di questa nostra umanità. Un'umanità che ha che sembra aver perso il gusto della visione o delle visioni, non delle allucinazioni o non delle diciamo visioni utopistiche, ma siamo di fronte a questo. Uno sguardo che non va al di là, che non è capace di andare al di là. Perché sembra cioè davanti a noi una maschera che ci impedisce di vedere per bene tutto, di vedere anche in lontananza. L'insegnamento di Papa Francesco al punto 2 del messaggio del 1 gennaio espone, anche qui va riletto questo messaggio, espone Papa Francesco le ragioni per cui oggi assistiamo a questo drammatico fenomeno, le motivazioni per cui i profughi scappano. Perché la paura nei loro confronti. È stato profetico il nostro Papa Francesco rispetto a quanto accaduto e accade da qualche tempo in Italia. Ma se mi permettete, da quello che sta accadendo dal 4 giugno in poi in Italia. Io resto con tanti domani, punti interrogativi. Ma dove andiamo così? Verso quale futuro ci stiamo incamminando? Se paura dell'altro, paura dello straniero, con una facile deriva, le parole sono, sono pesanti, lo so, del razzismo. Di una, di una società che va verso una, un conflitto? Don, Don Pierluigi ricordava anche quest'anno, stiamo ricordando l'inutile strage, no? Poi anche qui ci si ostina a chiamare la Grande Guerra. Eh, gli archivi hanno, hanno svelato tante brutture. No? nefandezze, prima guerra mondiale, no? però noi continuiamo ancora a fare celebrazioni, continuiamo ancora a fare retorica, ieri come oggi, e questo, ve lo confesso, mi dà terribilmente fastidio, perché questo non significa non rispettare chi ha lasciato la vita, chi ha perso la vita, significa solo cercare di evitare. Farsi ammaestrare da questi eventi per evitare, e come si evita se un paese cerca ancora di armarsi, se un paese ha paura, in, in Sardegna, di fare un discorso di riconversione della fabbrica da cui vengono fuori le bombe per lo Yemen. C'è stato il vescovo che ha preso la parola insieme con i, il Consiglio Presbiterale, con. E' mai stato subissato di insulti, di offese. persone i sindacati hanno detto, eccellenza, guardi che mettiamo a rischio i lavori, i, i posti di lavoro. Ma si è detto, non è, non è da, da oggi a, a domani che si fanno queste cose. Ma perché non innescare dei processi nuovi? Ma perché avere questo timore, questa paura continua? Non possiamo vivere così. La vita ci diventa davvero triste. Si copre di, 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 di nubi soltanto, appunto non lascia eh, guardare oltre. E ecco, l'invito ad uno sguardo, dice appunto punto 3, bellissimo, lo sguardo contemplativo, lo sguardo contemplativo. Noi non dobbiamo avere gli occhi cattivi su quello che sta accadendo, negli occhi dell'indifferenza, negli occhi della paura gli occhi, dice, sguardi contemplativi cioè che sanno guardare all'altro cum, cum templo è qualcosa che ha di sacrale, no? se io contemplo una persona la considero quasi qualcosa che va nella sacralità contemplare dobbiamo avere uno sguardo contemplativo su questi su questo, chiamiamolo, fenomeno migratorio non un altro sguardo diverso dalla contemplazione. E imparare, mi sto avviando alla conclusione, declinare quei verbi che sono diventati, ecco il vocabolario diciamo di uno sguardo nuovo, contemplativo. Lo ricordate sicuramente nel, nel messaggio del primo gennaio, accogliere, proteggere, promuovere, integrare. Guardate. Si mette in moto un, un dinamismo, una dinamica diversa dalle dinamiche o i dinamismi a cui oggi si fa subito, eh, lo dico per l'Italia, lo dico per l'Europa, lo dico per, ovviamente per tutti, accogliere, proteggere, promuovere, integrare e non invece impedire, il respingere, allontanare, ributtare in mare che vadano al loro destino. E i gesti di Papa Francesco, quelli personali, e l'invito alla Chiesa ad una scelta preferenziale dei poveri tra i più poveri, che sono i migranti. E in questo io come vescovo ovviamente c'è totale sintonia perché i gesti di Papa Francesco sono esemplari e provocatori. Quando ha invitato le famiglie dei, dei, dei cattolici, le famiglie cristiane, gli istituti dei religiosi delle religiose, le canoniche delle parrocchie ad aprire, aprire, per poi ovviamente collaborare con le istituzioni per una dignitosa, diciamo, appunto accoglienza, protezione, promozione e integrazione. Però è bello. Che, che Papa Francesco abbia ricordato anche con i suoi gesti, riconosciamo tutti quali sono, che oggi la Chiesa è chiamata ancora una volta alla scelta preferenziale dei poveri e io credo di poter anche condividere con voi che oggi tra i più poveri ci sono questi nostri fratelli e sorelle migranti. Grazie per l'ascolto.